vuole essere un omaggio alla donna e al suo ruolo nella società, ma anche un omaggio alla pace che ognuno di noi può costruire nel suo piccolo quotidianamente. La prima biennale internazionale Women in Peace, visitabile a Palazzo Fruscione a Salerno, che riunisce oltre 40 nazioni da 5 continenti con l'esposizione di opere di ben 128 artisti. La pace racchiude tanti significati importanti, uno fra tutti la disponibilità verso gli altri. Palazzo Fruscione, peraltro, una location di grande prestigio, perché questo è patrimonio artistico del Comune di Salerno, un palazzo che è stato costruito nel XII secolo di età normanna e che l'amministrazione De Luca ha voluto fortemente restaurare per restituire questo bene prezioso ai cittadini salernitani. E quindi ospitare questa biennale per la donna e per la pace è veramente motivo di grande vanto anche per noi salernitani, ma soprattutto se noi andiamo a guardare queste opere esposte in questo palazzo si mette in evidenza proprio la lotta contro la violenza umana, contro la violenza delle donne, la violenza sui bambini, la violenza praticamente sui più deboli. Organizzatrice dell'evento insieme alla consigliera comunale provinciale Pachimemoli, l'artista Gladys Mabel Cantelmi, affermata in tutto il mondo con le proprie opere. Sono convinta che l'arte, il vero arte, no? La vera arte deve essere sempre collegata per verso un messaggio positivo, c'è quindi la pace e quindi cerco di riunire tutti questi artisti. In questa occasione abbiamo ben più di 100 artisti da più di 40 nazioni che portano i loro messaggi di desiderio, infatti, di pace. Quindi ci tengo a dire questo, perché la cosa più importante, no, e che colpisce subito è che, malgrado troviamo opere da artisti che vengono da diversi angoli del mondo, da diverse culture, con un carico storico molto diverso, vediamo che il messaggio è sempre lo stesso: il desiderio di star bene, il desiderio di giustizia. Appunto, io sono anche presidente fondatrice dell'Associazione Multietnica di Donne per la Pace e la Giustizia, quindi si vede come è tutto, no? Sì. Ecco, e lei come artista ha disegnato delle rose. Le rose perché? C'è un messaggio ben preciso che vuole lanciare. Sì, allora io questo abito l'ho proprio disegnato e dipinto proprio per questa sera, perché le rose secondo me sono il fiore che più rappresenta la donna, almeno un mio sentire così, no? Quando vedo una rosa. Il rosso perché può raffigurare anche la sofferenza, però che viene trasformata in bellezza, no? Che diciamo è un atteggiamento positivo della persona. E questa donna che rinasce proprio, no? Tra queste rose, che non ha un volto perché può essere chiunque di noi, però anche perché questa sera penso di aver regalato veramente un qualcosa di prestigioso, anzi due, perché stasera per la prima volta si consegnerà il premio La Rosa, che è un premio internazionale che nasce a Buenos Aires 30 anni fa, che è stato consegnato durante questi anni a personalità importantissima. E un altro è che io, in qualità di ambasciatrice globale per una rete mondiale di città per la pace, quindi International Cities of Peace degli Stati Uniti, ho il piacere, no? E il presidente globale mi ha dato anche il consenso di nominare una persona che io creda che sia all'altezza di prendere questa grande responsabilità. Quindi ho pensato bene a Pachimemoli, alla dottoressa Memoli, perché è una persona che da tanti anni conosco e l'ho vista sempre fare del bene e fare bene, no? Quello che fa.
e quindi è una persona generosa, una persona che infatti sa vivere in pace, perché lei va cercando sempre, no, l'equilibrio delle cose tra le persone. E poi diciamo ha un cuore, parlando di cuore di donna, c'è cioè chi meglio di lei come cuore di donna per scegliere per questo incarico. Un riconoscimento profuso da anni nel mondo del volontariato, delle professioni come medico a servizio dei più deboli e della politica utilizzata per il bene comune. Sono molto emozionata per questo riconoscimento che l'artista Gladys Cantelmi mi ha voluto omaggiare. È sicuramente un riconoscimento importante, ma anche un riconoscimento di grande responsabilità. Perché ritengo che non c'è vita se non c'è pace. La speranza della pace passa attraverso un percorso di educazione. Noi abbiamo il dovere morale di educare uomini, donne, bambini a vivere in pace gli uni con gli altri, e imparare ad amarsi, a rispettarsi. E ovviamente con questa biennale noi mettiamo in evidenza proprio questo concetto della pace, il mio premio per la pace. Noi dobbiamo diventare degli uomini coraggiosi ed onesti, imparare a rispettare anche le diversità. E ritengo che ci sia anche una grande differenza tra tolleranza e rispetto alla diversità, e questo lo dobbiamo fare tutti i giorni, in ogni ambiente, nel lavoro, nella scuola, nella casa, imparare a comprendere soprattutto e ad ascoltare. Questo è quello che ritengo possa fare un ambasciatore della pace, non solamente a Salerno ma nel mondo. Al taglio del nastro anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che avendo anche come esempio Pachi Memoli ha voluto elogiare e parlare dell'importanza dell'altra metà del cielo. Sono tematiche che vanno ben oltre le nostre considerazioni spicciole, sono delle cose che vanno approfondite per il loro potenziale, per il loro valore. Dal punto di vista per esempio dell'economia, tenere immobilizzato una risorsa intellettuale e potenziale come quella del contributo della donna è un vero delitto, oltre che per motivi sociali, per motivi anche economici, strettamente economici. Così nell'arte il messaggio che veicola l'intelligenza femminile è qualcosa di assolutamente rivoluzionario nell'accezione più bella del termine. L'irruzione del femminile nella cultura e nell'arte rappresenta un poderoso angolo di visuale che contribuisce all'arricchimento culturale di tutti. L'evento è stato patrocinato dall'Associazione Prima Luce, che si occupa della salute ma anche del ruolo dell'arte come veicolo di promozione della pace. L'Associazione Prima Luce non ha soltanto quindi lo scopo quello di promuovere la tutela della salute attraverso lo sport, oppure l'educazione per una corretta alimentazione al fine di prevenire malattie metaboliche e poi conseguenze quindi croniche, ma anche quindi quella dei diritti umani, e pertanto quindi in tale ambito abbiamo ritenuto di sostenere la prima manifestazione, la prima biennale internazionale per le donne e per la pace, al fine di promuovere quindi i diritti umani, quindi come la giustizia, quindi la pace nel mondo. L'obiettivo proprio della biennale e con l'esposizione di queste opere di grandi artisti è quello di trasferire un messaggio di promuovere quindi la pace attraverso quindi la tolleranza, quindi la cultura e l'innovazione. Noi siamo, come associazione siamo particolarmente fieri perché il presidente, quindi l'artista Gladys Cantelmi, ha ritenuto di conferire quindi a una socia fondatrice, la dottoressa Pachi Memoli, come consigliere comunale, presidente e consigliere provinciale con delega alla cultura, quindi un'onorificenza quindi come ambasciatrice di pace. I feel the
Protagoniste della serata anche Angela Williams, cantante lirica Soul Spirit, ed Ivana Daddona, concertista, pianoforte e compositrice, subito dopo il Gran Galà, premio internazionale La Rosa, dedicato alle persone che si sono distinte per opere di pace, ed il premio Cuore di Donna, presente anche il Comitato UNICEF di Salerno.